realizzare i muri, ci sono ancora delle finestre rotte, tanto per fare un esempio. Mi sembra che insomma in questa il cerchio magico ad esempio parte l'investimento e l'altro pomeriggio, come abbiamo già sentito da maggio di quest'anno, quindi non nel 2011. Nel 2011 in un certo senso c'è stata una gestione corrente dovuta probabilmente a tanti tagli fatti passati dalla scelta della del commissario costituzio. Comunque registriamo il dato positivo che è quello di 125.000 euro di avanzo. Non mi soffermo tanto in, nel discorso dei numeri perché sono cose oggettive, come si diceva prima, il sindaco aveva anticipato, stiamo tendendo il bilancio di previsione dove lì si potrà vedere effettivamente quanto vale questa amministrazione. Cioè quello che effettivamente potrà fare, perché stiamo aspettando a 5 mesi, abbiamo il bilancio e il rendiconto, abbiamo il rendiconto del 2011, ma non abbiamo ancora il, non è solo un discorso di IMU, perché effettivamente quello lì si poteva, si può rettificare comunque con andando avanti nel corso dell'anno. Intanto da vedere a che direzione fare, perché anche lì, anche nel sociale, da quello che so, ci sono state tante persone che hanno bussato ma che non hanno trovato risposta da parte dell'amministrazione in questo. E ricordo che tante famiglie stanno affrontando una crisi grande, ne abbiamo parlato proprio 5 minuti prima di entrare qua, per cui vedo da una parte positivo il fatto che ci siano 124.000 euro di avanzo, dall'altra parte però penso che si poteva fare di più per poter investire in capitale sociale, investire in manutenzione, prima il consigliere Montemezzi ha parlato del cimitero, si può parlare anche delle piste ciclabili, i parchi che non sono proprio il fiore, insomma, se andiamo a vedere l'erba tagliata, la tinteggiatura delle scuole sono state fatte dei genitori degli alunni, quindi insomma ci sono delle cose che secondo me con i 124.000 per un principio di buona amministrazione dove il bilancio dovrebbe essere a pareggio perché non è un'azienda privata, per cui insomma questi soldi si potevano utilizzare in questa maniera. Prendo atto che c'è un avanzo, prendo atto che il patto di stabilità è rientrato, per cui attendo adesso il bilancio di previsione, spero prima del 30 giugno, che sono anche un caso tutti, spero che effettivamente da questo bilancio di previsione si possa leggere e cercare di tradurre in fatti concreti quello che può essere la vostra politica, perché finora non l'ho ancora capito. Io prendo atto dei consigli finanziari, ricordo che noi sicuramente possiamo fare di più, cercheremo sicuramente di fare di più, ricordo che veniamo da due esercizi successivi sull'aumento del patto di stabilità, di cui la sua lista appunto dal punto di vista del contributo un po' debole, e quindi tutta una serie di difficoltà di investimento abbiamo dovuto sopportare. Comunque le assicuro che deve essere. Ricordo il sindaco che al tempo io non c'era, io sto parlando con quello che posso sapere. Stiamo ancora pagando molte cose. Quello che posso dire da adesso in poi. Io ricordo lo stesso perché forse anche è utile come ricordare. Io la lista l'ho presa su degli ideali che portavo avanti. Benissimo, prego. Posso, signor? Certo. Grazie. Abbiamo guardato tutti questi numeri, ce ne sono tanti. Sei stato bravo, sono sapevo ti votavo anch'io, così almeno. Ti avevo detto che avevo posto dei conti. Così almeno sono. No, infatti se sei così bravo vai pure a posto dei monti, no, se non sembra respirare tanto di più. Io ho
Ferraro rispetta e rispondi, non lo so. Ma non risponde neanche Ferraro, risponde solo alla fine. No, perché sono le domande che... Risponde solo alla fine. Vabbè. Ok. Negli indicatori finanziari si legge nel 2011 una pressione tributaria di 3,3,24. In percentuale è più 28,7. Questi è tasse, la risposta. Certo. Bene. Quindi queste le tasse che i cittadini pagano di più, ecco perché sei rientrato, perché praticamente tu non hai tagliato nulla di quello che ha menzionato la commissaria, cioè lasciato così com'era, non hai fatto sostanzialmente nulla. Questo è il mio punto di vista, posso dire sicuramente. Detto questo, 28,7, quasi un 30% in più, mi sembra che insomma sia notevole, lo considereremo, no? Per quanto mi riguarda. Poi nei servizi domanda individuale, servizio numero 2, gli impianti sportivi, qua vorrei una risposta dall'assessore allo sport, Petronieri, se è possibile. Qua c'è scritto che praticamente il tasso di copertura è del 5,83. Sostanzialmente significa che il 94%, lo mettiamo noi, giusto o no? Sì. Bene. Magari incrementare questo 5,83 non è il caso, no? Bisogna fare delle tasse. Bisogna inventarsi qualcosa di virtuoso per non fare tasse. Esistono metodi per non fare tasse. Tant'è vero che, seppur di poco, è calato nel 2000 e... Nel 2010 era 6,7, risibile anche questo. Ho fatto qualcosa. E volevo sapere anche se è possibile avere la precisazione di questa voce qua. Interessi passivi su mutui. 4.546. Che mutui ci sono su impianti sportivi? Qua c'è la voce di... 5,2. Noi abbiamo qua ancora 30 mutui in corso, più o meno. Sì, no, ma volevo sapere riguardo a cosa, cos'è che tagliamo fuori su tutto? Però possiamo come? Voi infatti sicuramente in passato. Sì, beh, non si può sapere. Almeno 15 anni fa, adesso sono più apprezzo tutto palazzetto dello scuola. Vabbè, comunque verificherò. Mi rispondo dopo? Sì. Detto questo, non me lo ricordo mio amico. No, vuole essere vero, siccome mi distribuirò io sono, non so. Questa è l'assessore cattivo. Com'è? No, parlavo con un temese che diceva. Nella relazione dell'organo di revisione mi soffermo alla pagina 17. Che la lettera G c'è scritto esternalizzazione dei servizi e organismi partecipati, c'è scritto qua che risulta in perdita il consorzio dello sviluppo del basso veronese di 197.813. Giusto, sì, però forse sì. Stai leggendo quello che leggo io. Sì. Voi qua avete ricevuto nel 2000, cioè l'anno scorso, i due benefici, la lettera della Corte di Conti, sì. Invita a tenere d'occhio queste partecipate. Qua il consorzio fa 197.200.000 euro, così, all'ottobre, di debito. Mi sai dire su perché ha fatto questo, sì. Questo debito? Perché insomma, il comune, essendo socio, dovrebbe vigilare su queste partecipate, che sinceramente non mi sembra che vada bene, specialmente questo consorzio. Tant'è vero che il consorzio, vedi qua, noi siamo andati anche per il bilancio del consorzio, che insomma volevamo vedere un po' di. Lo so, lo sai. Quindi lo dico così, però lo so che lo sai.
c'era un più 23% scusa, 46% in più di ricavi. Questi ricavi dei consorzi, che ammontano a 52.000 euro, derivano dal conferimento in discarica. Allora, mi vuoi spiegare come facciamo a aumentare la percentuale di raccolta differenziata se il consorzio ha una quota su quello che viene conferito alla torretta? Bene. Per stare in piedi tutti e due, non so se riesco a spiegarmi, il consorzio becca una quota, prende una quota sul conferimento alla torretta. Bene, ecco perché non passiamo mai 65 di differenziale. Poi il consorzio è quello che mette il costo a tonnellata che va alla torretta. Quindi anche se noi arrivassimo al 99% di differenziata, lui alza la tariffa del tonnellaggio. Come? Sì, infatti. Quindi la mia, diciamo, richiesta è molto semplice. Ci togliamo dai consorzi? Questo? No, tu non puoi sapere cosa può essere, o sì o no, se vero, perché c'è una tecnologia di questo, può essere tutto, no? No, perché sai cosa? Siccome che le stai? Allora sto dicendo, siccome la maggioranza la vede voi, qua è aperta, questo lo dico sempre, che non finiamo come sempre a pagina 17, in questa bellissima relazione, guarda, spero che si sento carte, ho finito. Sempre a pagina 17 c'è il CISI che è fallito. I 197.000 euro, il giovane del campo ha detto che quest'anno sono in pace, cioè sostanzialmente hanno ripianato il credito, giusto? Lo sai che l'hanno spostato e ce l'hanno messo per l'anno prossimo. Hanno anche vinto le riserve al fondo di riserva che non potrebbero secondo la Corte dei Conti. Quindi qua io chiedo veramente di toglierci dal consorzio, perché il consorzio non vorrei facesse la fine del CISI e poi a pagare i soci. Quindi qua abbiamo un problema, secondo il Movimento 5 Stelle, che la differenziata non cresce perché implicitamente, secondo la legge, è una cosa, c'è una legge regionale che dice questo, che dà una quota di soldi al consorzio per ogni tonnellata di rifiuto che viene conferito alla torretta in discarica. E anche questa qua sembra un po' un controsenso sostanzialmente, tanto è vero che è il 46%, cioè è passato da. Quindi io chiedo veramente di pensarci bene e togliersi da questo consorzio per evitare in futuro di fare la fine del CISI. Perché se per tre esercizi consecutivi il consorzio fa debito, sostanzialmente fallisce come è fallito il CISI. Io mi fermo qui. Certo che però la Corte dei Conti ve l'aveva detto, ma qua c'è scritto. Chi è che controlla questo consorzio? Perché io non sono mio mondo e io fuori. Non sono i soci che controllano questo consorzio. Il consorzio quando ha questo debito, è vero o no che vi ha chiesto di ricapitalizzare? Bene. Voi non avete ricapitalizzato. Bene. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha rimesso all'anno successivo i 197.000 euro di debito. E gradirei che dimentichi che mi rispondessi da dove viene 297.000 euro di debito, se possibile. Beh, dimmi un sindaco. Lo sa benissimo. Lo so, ma voglio che me lo dici te. Beh, dimmi. Sì, ho finito, dimmi. Finito intervento? Sì, dimmi da fuori. Il problema del consorzio. No, mi rispondi sulle tasse, 28% in più, se vuole. No, in ordine sulle tasse, sì. È semplicemente un discorso tecnico. Cioè, allora, prima
prima del 2011 esistevano i trasferimenti erariali. Dopo i trasferimenti erariali sono stati sostituiti con delle, cioè li hanno fiscalizzati, si dice fra virgolette, sì. Sono stati sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dalla compartecipazione IVA. Solo che questo fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione IVA, lo Stato ha detto, le consideri come entrate tributarie, quindi le metti nel titolo 1 dell'entrata, le inserisci. Mentre i trasferimenti erariali venivano inseriti nel titolo 2, no? Trasferimenti dello Stato. Ecco per cui sono schizzati le entrate. Ti faccio una domanda, scusa. Ma la commissaria ha alzato tutte le tariffe? Certo. Sì. Ma le tariffe sono... Scusa, nel tipo per le... Palazzetto dello Sport, su quelle cose di Asilo Nido, su quegli altri. Quindi questo, è che c'è anche questo, no? Cioè, 28,7... La domanda che aveva chiesto... Sì. Ok, sì. Voi non avete passato il momento, cioè non avete fatto niente, avete lasciato... Cioè, avete, sì. Avete lasciato niente. Possiamo rientrare nel patto di stabilità. Sì, allora, se voi dite di no, però ti dico, va bene, che ti dico, va bene, bravo, fa qua. Ma tu, ti sto dicendo che tu sei diventato la parte sì. Bravissimo, bravo, bravissimo, ok? Perfetto. Ti sto dicendo che avevi un avanzo che potevi... No, perché l'avanzo è vincolato a investimento. Ok, va bene. Fatto sta, che i cittadini... Hanno... una cosa non vera. Va bene, io non dico le cose vere. Sta di fatto che il 28,7 è tantissimo sì. Per la gente. Sì, e allora... Cosa posso fare? No, sì. Qual è la scelta? No, se la tua risposta è allora... No, nel senso che non ho importanza. Io che già faccio come te. Il mio obiettivo resta quello. Beh. È quello di rientrare nel patto di stabilità. Devi entrare in 3 anni nel patto di stabilità. No, in 6 mesi, Allora, so dire. Però devo dire, dovevo sforare anche no, ma c'è... Se la tua scelta è quella di dire... Perché vogliamo amministrare questo comune. Mettiamo 30% più in tasso. No, non le abbiamo messe noi, le abbiamo trovate e le abbiamo accettate. Sì, ma non è neanche passato. Sì, cioè, ma quello che dicevo, la tua scelta era quella di dire. Io non faccio scelta. Su questo non c'è più. Sì, hai una costituzione. Sì. Bene. Perfetto. Rispondi alle altre. Sulle tariffe delle destre, anche in Italia, anche se vuole riguardo il sociale, tutto ciò prima, quelle del sociale. No, perché è un discorso complessivo sulle tariffe che stai facendo. È vero che non serve aumentare, però dovrei ricordare che i primi 6 mesi sono stati tolti dalla produttività. Per pensare che quanto mi danno sì, ma no, anche il punto è che sono affermato che non c'è lasciato poco, vero no? Cioè, tu non le hai abbassate, sai come no, la produttività che causava un problema chiaramente, perché c'è una società che aveva dovuto pagare le multe di farlo sempre parte, come la messa sì, però adesso sul bilancio saranno revisionate. Va bene, speriamo che sia una promessa di continuare. No, ci aspettiamo che con ansia stare, per capire. No, questa è una promessa che per quanto riguarda il consorzio, sì. Da questo punto di vista, come il consigliere Modesti sa benissimo, ma si rifiuta sempre di assumere il ruolo. Ma rispondi alla domanda senza fare. No, perché vuoi dire? No, perché non rispondi poi. Sto rispondendo, chiaro. Per quanto riguarda il bilancio del consorzio, è dovuto a una serie di investimenti che il consorzio stesso ha fatto in termini industriali a Castagnaro che non sono mai rientrati. Quindi da questo punto di vista un bilancio che ha provocato problemi bancari o meno, su cui possiamo anche discutere da questo punto di vista. Oggi come oggi la scioglimento del consorzio vuol dire comunque avere un bilancio complessivo di cui si devono far carico tutti i comuni del consorzio. Non è vero, perché per la presa in carico del terreno non possiamo regalarlo via. Allora, il terreno si deve segnare? Sto parlando io. Ah, okay. Grazie. Adesso quindi da questo punto di vista il terreno di Castagnaro lì è stata un'operazione assolutamente sbagliata. Ah, ecco. Beh, certo. Perfetto. Assolutamente sbagliata. E chi deve controllare?
parlare se è giusto o no questa cosa. Posso parlare? Posso parlare? Comunque mi hai detto non voglio sapere. Ma non interrompo, ti faccio lo so il tuo metodo, non preoccuparti, da questo punto. Dopo te fai anche la vittima, mi dite, ah mi cuore, no, Io non sono regno, ma sì, sono bravo del testo, quello da parte. Ah, sono sì, vedete, sono bravo. Certo, da questo punto di vista, quindi è stata una scelta assolutamente sbagliata, che bisognerà in qualche maniera risolvere. Oggi il consorzio è sostanzialmente un ente in semi liquidazione, perché ha ridotto tutti i... Detto sito, un attimo. Detto sito. No. Allora parla, bene. Sostanzialmente di liquidazione, perché ha ridotto tutta l'attività, ha ridotto l'attività anche degli suoi dipendenti da questo punto di vista, e sta tentando altre vie, ne parleremo anche dopo da questo punto di vista. Il problema è che non viene poi affrontato lo scioglimento, è banale, perché è l'unica autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti. La chiusura del consorzio oggi per del consorzio per lo sviluppo, è l'autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti, perché altrimenti non si capirebbe perché ha i fondi del conferimento. Ma ora capito, sarà il discorso del consorzio. Sai che ha fatto questo sogno? Che tu dovresti saperlo? No, che sono di sviluppo che è un'autorità di bacino per la raccolta di rifiuti. No, volevo capire se parlava di bacino. No, sto parlando sempre del consorzio. È autorità di bacino, te l'ho detto. Ma hai detto di no? Cosa devo dire? Allora, è autorità di bacino. Vai a dire che si sta a te. No, ma perché mi fai domande che non hanno senso? Sì, ho chiesto e basta. Guarda, prendo atto che lo trovi. Grazie, benissimo. Allora, è autorità di bacino per la raccolta dei rifiuti, perché tutti i rifiuti che vengono conferiti all'autorità hanno una piccola percentuale che va al consorzio da questo punto di vista. Punto. Oggi tirare via questo vuol dire perdere in questo momento, dal punto di vista della nuova legge che riguarda la raccolta dei rifiuti, l'autorità di bacino non va per un esempio. Ci sono tentativi che si incrociano, l'abbiamo già discusso l'altra volta, che si incrociano con ESA, con Campo, altre questioni, per cui oggi bisognerebbe trasferire l'autorità di bacino ad altre situazioni. La situazione è difficile, se volete il mio parere, il consorzio sta esaurendo la sua funzione e quindi da questo punto di vista bisogna ragionarci su, sono perfettamente d'accordo. Io sono abbastanza convinto che la scelta non è unilaterale. La scelta deve essere dei comuni che fanno parte del consorzio, devono essere una scelta collettiva da parte di tutti. Da questo punto di vista bisognerà capire cosa fare nel terreno di Castagnano, bisognerà capire cosa fare dei beni che ci sono comunque a Nogara, perché ci sono anche dei beni immobiliari che fanno parte del consorzio di sviluppo, che vanno gestiti, e quindi da questo punto di vista bisognerà capire cosa fare tutti assieme. Io credo che l'argomento sia proprio del giorno. Questa è la mia impressione. E dobbiamo anche dare atto, se volete, al presidente attuale, al direttore attuale, che stanno tentando, non so con quali risultati, ma tutta una serie di interventi per riuscire a trovare almeno un minimo di credibilità per quello che stanno facendo. Quindi c'è questo intervento sulle case dell'acqua, hanno tentato col patto dei sindaci di riuscire a fare interventi per quanto riguarda il fotovoltaico, che mi sembra poi non sia... si è abbastanza bloccato, stanno predisponendo anche una serie di consulenze da questo punto di vista per riuscire a intervenire sul settore del turismo e della persona. Questo è quello che so io da questo punto di vista, adesso si butta tutti sulle pappe, quindi va bene. Comunque stanno tentando di fare una serie di cose. Io sono convinto che il ragionamento va fatto, c'è anche da dire che il comune di Nogara non ha investito una lira in questo consorzio negli ultimi anni, quindi da questo punto di vista, anche in termini assolutamente patrimoniali, lo bilancio che ha è assolutamente coperto anche dei beni immobiliari, quindi non abbiamo problemi di criticità particolari. Si è dimenticato del centro servizio di distretto del mobile, signor, perché i 197.000 euro che derivano sono dalla utilizzazione di Castagnano. In parte anche dal centro servizi. Guarda, io lo dico di chiuderlo, io sto solo chiedendo, anzi dicendo, che il comune di Nogara si deve togliere dai consorzi per evitare la stessa fine dei CISI. Tutto qua. Noi ci togliamo,
invece adesso abbiamo anche una parte di patrimonio che ci resta, quindi portiamo a casa anche qualche soldo, visto che ci servono. Portiamo a casa, assolutamente. Vabbè, ok, secondo piano non abbiamo caso di. No, se posso fare un passo indietro, perché prima abbiamo un po' banalizzato, secondo me, quello che era il discorso sul fatto di stabilità, sfora, non sfora, mettici 3 anni e sforano continuamente il terzo rientra. Allora, siccome non vorrei che si perdesse di vista un discorso, secondo me, fondamentale e importante, che è quello del rientro, e siccome questa amministrazione, come del resto penso tutti i cittadini, pagando giustamente le tasse, come dicevano questi, hanno partecipato a questa scelta che era quella di non sforare. Abbiamo qua la fortuna di avere anche questa sera il dottor Ferraro, che magari ci può fare un breve entratura di quello che sarebbe stato e non è, e gli obiettivi che questo comune può avere essendo rientrato magari dal patto, ma brevemente, giusto per non banalizzare una cosa che è quella del rientro del patto di stabilità, dal punto di vista contabile. Io volevo solo dire che il rispetto, non il rispetto del patto, non è una cosa a fine, può essere una cosa fine a se stessa, una formalità, perché ha delle conseguenze. Allora bisogna anche essere consci delle conseguenze che può portare lo sforamento del patto. I dati oggettivi, come si può vedere anche dal bilancio, hanno detto che gli sforamenti hanno portato a che il comune di Nogara in questi anni ha avuto 200.000 euro in meno dallo Stato rispetto a sé. Oltre a questo si è sommato il discorso sull'anno scorso di non poter usufruire di agevolazioni del patto regionale, sempre per il discorso dello sforamento, per cui ci si è trovati sempre a barcamenarsi con difficoltà. E la stessa cosa sarà quest'anno, per il 2012, perché, ripeto, l'obiettivo allo stato attuale, salvo che non cambi, qualcosa, per il comune di Nogara, per il patto di stabilità, e di arrivare a un saldo positivo di più 500.000 errotti, che capite bene non è così semplice. Mentre se avessimo rispettato il patto e fossimo riusciti a entrare in una situazione di come altri comuni virtuosi, l'obiettivo sarebbe stato zero. Ecco, quindi c'è tutta una serie di conseguenze che si ripercuote sia a livello finanziario, proprio materialmente, i soldi in meno che sono arrivati dallo Stato, che dal punto di vista, diciamo anche forse un po' più difficile da comprendere, dal punto di vista di obiettivi del patto di stabilità, che rimangono molto alti, per cui l'asticella rimanendo alta diventa sempre più difficile per il comune di Nogara riuscire sempre ogni anno a rispettarlo. Questo volevo. Dopodiché, oltretutto, è stata anche modificata la normativa rispetto all'anno scorso per quanto riguarda le sanzioni, anche della riduzione dei trasferimenti, perché è stato eliminato il discorso dell'IMPE del 3% ed è stato reintrodotto da Monti il discorso che la riduzione dei trasferimenti verrà di nuovo fatta interamente per l'importo dello sforamento, salvo poterlo ripartire su 3 anni. Ecco, dopo sono scelte dell'amministrazione, politiche e di tutto il consiglio. Mi interessava che fosse reso noto questo dato, perché magari poi no, si dice anche se lo sforavi non cambiava niente. Non è così. Non si può analizzare. Mi sembrava di capire che i 3 anni che ero qua. Nessuno di noi 3 ha detto che dovevate sforare ancora il falso. Sì, ma il fatto di avere un avanzo di amministrazione di 125, se io uso l'avanzo di amministrazione, gioco forza, il patto veniva sforato. Perché il patto abbiamo avuto un saldo di 50.000 euro, che poi oltretutto è arrivato a fine anno, perché alcune entrate sono proprio arrivate il 29. Quindi non è che potevo.